Nel solco della tradizione del suo papà, all'inizio delle attività aziendali in Monte Roduni, al passaggio all'Expo, oggi che i successi stanno travalicando i confini europei e anche internazionali, la fede, la forza, la capacità e l'intelletto di perseguire il futuro la manifesta ancora e si fermerà con quali grandissimi risultati? Noi siamo come dei formichini, io e mio fratello Silvano, persone che praticamente si alzano la mattina e con caparbietà tipica dei molisani si mette lì e porta avanti i progetti quando il progetto si intravede che ha delle ottime potenzialità. E questo della mandorlicoltura per noi è sia un'esigenza sia una potenzialità che può essere sfruttata per il territorio. Noi di fatto siamo stati spinti dalle problematiche che oramai vanno avanti da diversi anni di acquisizione del prodotto in California e oramai veramente messi alle strette, 2 anni fa abbiamo intrapreso il percorso di costituire la nostra Nut Fruit Italia SRL con l'amministratore Emanuele Sassi e che praticamente si è introdotta nel mercato della cultura agricola e quindi noi siamo voluti essere una sorta di sassolino nello stagno per fare in modo che la collettività di agricoltori molisani capisse che questa può essere assolutamente un'opportunità da cavalcare, anche perché quando una qualsiasi attività intravede all'orizzonte il cliente e quindi noi siamo il cliente, qualsiasi cosa si fa può essere sicuramente valida economicamente parlando. Perché? Perché c'è chi la compra e noi siamo qui pronti sia a dimostrare in primis che quello che stiamo facendo è valido perché noi abbiamo fatto le nostre culture, le nostre piantagioni, ma anche pronti a comprare tutto quello che il territorio dovesse essere in grado di partorire nel medio-lungo periodo. Voi fate soltanto conto che noi oggi siamo in grado di acquisire prodotto per circa 250 ettari. Cosa significa mandorleti per 250 ettari in Molise? Ve lo dico io, significano centinaia di persone a lavorare. In Italia si vendono 3 miliardi di euro di pasta e 3 miliardi e 2 di derivati del cacao, potete capire quale fetta di torta immensa può essere spartita in questo mercato praticamente che ha veramente delle potenzialità non indifferenti. Quindi noi nel brevissimo periodo riusciremo sicuramente a dimostrare la valenza di quello che noi stiamo facendo mettendoci in mostra, come già praticamente sta accadendo, sui mercati internazionali. Oggi l'azienda esporta già in 21 paesi del mondo e si sta accingendo a un cambio di pelle e dimensionale piuttosto importante e che darà soddisfazioni a noi che insomma amministriamo questa azienda, ma anche all'intera collettività che potrà usufruire di un punto di riferimento per quanto riguarda anche, e questo bisogna che ce ne diano atto, per l'occupazione. Abbiamo un'occupazione stabile di 60-70 persone, dipende dal periodo stagionale, che quest'anno compirà con noi 40 anni di attività e 40 anni di onorata attività costante, continua e di accrescimento, insomma è un vanto che credo non molti hanno. Il sogno che vorrà tirar fuori dal castone di un bellissimo arcobaleno della sua grande iniziativa e di azienda, ce lo può anticipare in questo frangente? Beh, noi abbiamo intenzione a breve di mettere su il nuovo stabilimento che avrà una peculiarità che al momento possiamo dire assolutamente che è unica al mondo. Noi vogliamo fare il primo e unico stabilimento al mondo dove tutti i processi produttivi del confetto e del cioccolato siano trasparenti, visibili. Tutti potranno vedere quello che facciamo e come lo facciamo, perché siamo assolutamente consapevoli di farlo con estrema coscienza e quindi non abbiamo nessun problema a mostrare tutto l'amore che noi mettiamo in quello che facciamo.